immergersi nelle acque di un fiume significa violare e scoprire uno straordinario piccolo universo, entrare in un ecosistema complesso, ma i cui scenari riproducono nell'elemento acquatico i meccanismi tipici della vita selvatica, con la sola differenza che ad un'osservazione superficiale risulta più difficile riconoscere gli interventi dell'uomo sulla natura. Un inconsueto punto di vista per ogni pescatore. Ed è veramente un'emozione diversa dal solito l'incontro con la trota, tenace e selvatica abitatrice di queste acque. Acque che corrono turbolente, dove le risorse alimentari sono più scarse e dove è più faticoso occupare il proprio spazio vitale. Un ambiente ostile che costringe i suoi abitanti ad un costante adattamento al mutare delle condizioni, cercando di difendere in ogni modo il proprio diritto ad esistere. Oppure acque che scendono placidamente, ricche di vegetazione e di vita, ma che impongono alle creature che le abitano sempre lo stesso ineluttabile imperativo: nutrirsi, difendersi dalle insidie e perpetuare la propria specie. E negli anfratti di questi fondali, migliaia di insetti compiono il loro ciclo vitale. Si accrescono e subiscono quelle straordinarie mutazioni che li porteranno a trasformarsi da abitatori delle acque ad insetti aericoli. Un destino che li pone alla base di quella catena alimentare all'apice della quale si trova la trota, priva di nemici naturali nel suo ambiente e vera e incontrastata signora del fiume. Nella prima parte di questo nostro incontro sui tricotteri, abbiamo visto che questi insetti iniziano la loro vita acquatica allo stadio di larva e abitano ogni specie di acqua, da quelle gelide dei torrenti di montagna alle più calde dei corsi di fondovalle. Caratteristica fondamentale dei tricotteri è quella di proteggere l'addome molle con piccoli astucci costruiti con pietruzze o materiale vario raccolto sul fondo del fiume. Alcune specie preferiscono ancorare queste case al fondo, riunendosi in agglomerati per poi partire alla ricerca del cibo, ma altre non abbandonano mai l'astuccio e lo trascinano per i fondali aiutate dalle robuste zampe poste vicino alla testa. Solo due famiglie vivono libere allo stadio di larva. L'idropsiche è una larva onnivora che adotta per nutrirsi la stessa strategia del ragno, costruendo delle piccole ragnatele per catturare i piccoli invertebrati o i minuscoli residui vegetali di cui si nutre. L'ariacofila, invece, che allo stadio di larva è carnivora, vive totalmente libera, esplorando e gettando scompiglio negli anfratti del fondo. Quando giunge il momento della pupazione, le larve si rinchiudono nei loro astucci, sigillandoli con una pietruzza della stessa dimensione del foro d'entrata o chiudendoli con lo stesso materiale usato per l'intera costruzione. Le larve che vivono allo stato libero, idropsiche e riacofila, solo a questo punto costruiscono dei piccoli ripari che ancorano saldamente alle rocce del fondo. È questo il delicatissimo e sempre affascinante momento della pupazione, del passaggio cioè allo stadio intermedio della vita dell'insetto.
La pupa, a sua volta, passa attraverso vari mutamenti che la portano alla maturazione. A mano che il processo va avanti, la pupa assume colorazioni sempre più marcate e brillanti. Quando la pupa è matura, rompe l'astuccio che l'aveva contenuta e fuoriesce nuotando rapidamente, esponendosi però inevitabilmente agli attacchi dei predatori. Le schiuse dei tricotteri avvengono generalmente di notte e in vari modi a seconda della specie. Non tutti i tricotteri però adottano la stessa procedura per passare dallo stadio di pupa a quello di insetto adulto. Gli appartenenti alle famiglie di taglia maggiore, quali le limnofilide, le riacofilide o le triganeide, nuotano fino a raggiungere un sasso o un rametto, escono dall'acqua, poi effettuano l'ultima trasformazione. Altre nuotano fino a un sasso vicino alla superficie dell'acqua, rimanendo saldamente aggrappate al supporto prescelto e attendono il momento opportuno per schiudere. Per effettuare la schiusa, la pupa comincia ad essere scossa da una serie di contrazioni, allo scopo di creare una fenditura sul dorso dell'involucro che la imprigiona, da cui fuoriesce come insetto alato. In altri casi, questa trasformazione avviene sul fondo. In genere, gli insetti delle famiglie di taglia più ridotta raggiungono la superficie nuotando o, sospinte da un gas che si forma all'interno del loro corpo, emergono con la testa e il torace e, dopo aver rotto l'exuvia, prendono il volo e raggiungono un ramo o una roccia dove riposarsi da questa fatica. Non sempre, però, questo delicato passaggio giunge a buon fine. Una volta avvenuta la schiusa, l'insetto guadagna un posto riparato dove aspetta la maturità sessuale, che alcune specie raggiungono dopo poche ore. Ma per altre specie occorrono mesi prima di essere pronte all'accoppiamento, che avviene sulla terra o su qualche ramo. L'avvistamento tra i due sessi invece avviene in volo ed è per questo che con l'avvicinarsi della sera si possono osservare centinaia di individui in volo nei pressi dei corsi d'acqua. I tricotteri depongono le uova in piccole masse gelatinose che ne comprendono dalle 200 alle 300 e che schiuderanno dopo un periodo di 15-30 giorni. La femmina li attacca a rami sommersi o a fili d'erba, oppure si immerge e li fissa sul fondo, oppure, come nel caso che stiamo osservando, li deposita in acqua, immergendo l'addome durante il volo. A differenza degli efemerotteri, che una volta deposte le uova terminano il loro breve ciclo vitale di insetti aericoli, i tricotteri possono accoppiarsi e ovodeporre anche due o tre volte prima di terminare il loro ciclo vitale. Anche questo è un momento delicato per gli insetti, che con il loro movimento eccitano le trote pronte ad afferrarli sulla superficie dell'acqua. Questa splendida fario è caduta nell'inganno tesogli dal pescatore, che la insidiava proprio con un'imitazione galleggiante di Kepis. Useremo un tienco del numero 14, TMC 100. Prendiamo un po' di aretron e, formando un ciuffetto, lo sistemeremo prima della curvatura dell'amo. Veniamo indietro e rivoltiamo un altro ciuffo ancora verso la curvatura e lo blocchiamo. A questo punto, con del wire fine
oro, lo andremo a bloccare lungo il gambo. A questo punto, sempre con l'aretron, dovremo formare il corpo. Prenderò quindi un po' di dubbing. Lo metterò sul palmo della mano in questa maniera. Tramite questo movimento cercherò di renderlo sempre più affusolato. Ecco. Lo posizionerò sul lamo in questa maniera. Lo giro così in questa maniera sul filo e lo rotolo. A questo punto avrò la possibilità di rendere il corpo più resistente e le spire saranno molto più strette di un normalissimo dubbing. Con il wire già fissato, sempre nel senso delle spire già fatte, ci infileremo proprio nelle fessure, seguendo a spire larghe i normali giri del dubbing. Due giri, tagliamo l'estremità. Con del tacchino, o in questo caso anche della pernice, mi serviranno 8-10 barbule per fare le gambe. Le strappo, cerco di renderle pareggiate, dovranno essere su per giù poco più della lunghezza della curvatura del gambo. Le posiziono qui al top, un giro largo, e dopodiché, a furia di stringere a giri mano a mano sempre più stretti, le porto verso il basso. Ecco fatto. Le sistemo un attimo. Andrò a eliminare le estremità. Le fisso totalmente. Prenderò del Cool de Canard, due piume di Cool de Canard, possibilmente della stessa lunghezza, e le opporrò una contro l'altra rispetto alla naturale curvatura del calamo che loro hanno, cercando di far combaciare soprattutto le punte, eccole. Leverò alcune barbule che non mi interessano per la costruzione. Porterò in avanti invece quelle che andranno a formare le ali dell'emergente. A questo punto starò attento alla lunghezza, le terrò parallele e dovranno essere poco più corte della lunghezza del corpo, quindi quasi a 3/4. Senza mollare con la mano sinistra farò un giro morbido, un po' tirato, il secondo più stretto. A questo punto lascerò le due estremità. Fisserò il calamo con altri 2-3 giri e andrò a tagliarne le punte. Adesso troveremo le antenne, le andremo a sistemare prima di finire la testa con il dubbing. Potranno essere o della coda del fagiano oppure di un Eccles di tacchino. Dovranno essere su per giù poco più lunghe del corpo. Le fissiamo le punte. Andiamo a terminare adesso la testa usando dell'aretron.
cercheremo di fare un dubbing non troppo pesante. Leveremo l'eccedenza. Prenderemo il filo con l'annodatore e chiudiamo la testa. Diamo un attimo una ripulita alla peluria in eccesso. Sistemiamo un po' verso l'interno, che vada verso la coda. L'artificiale è pronto. Lavorerà soprattutto sopra o a pelo della pellicola e sarà un ottimo artificiale perché rappresenterà la caddis nel momento in cui è più vulnerabile, cioè quello del passaggio tra la pupa e l'insetto praticamente alato. Come si vede, si tratta di un artificiale che riproduce molto efficacemente una pupa in fase di schiusa e risulta molto catturante. Questo genere di imitazioni emergenti viene comunemente usato anche di dimensioni medio-piccole mentre il pesce sta bollando, ma a differenza di imitazioni di pupe di profondità che rimangono in pesca anche intrattenuta, è consigliabile utilizzarle evitando accuratamente il dragaggio. La più famosa imitazione di pupa costruita interamente in filo di montaggio è sicuramente quella messa a punto da Guy Plas. Vediamo insieme un'interessantissima variante, ma emergente. Per questa mosca utilizzeremo della polyfloss color beige, del filo marrone, un collo di gallo rosso e delle penne tratte da una pernice. Iniziamo la costruzione con la polyfloss. Come vedete, questo materiale ha la capacità di coprire grandi porzioni del gambo dell'amo. Arrivati più o meno a questo punto, leghiamo un rocchetto di filo marrone lo fissiamo, tagliamo il capo morto, appoggiamo il filo nell'apposita molla e proseguiamo la costruzione costruendo tutto il corpo della mosca con successivi giri di polyfloss. Passando e ripassando, cercando di dare con giri successivi la forma propria delle caddis. Terminato il corpo, fermiamo la polyfloss abbastanza vicino all'occhiello dell'amo. Poi, con il filo marrone, e questa è un'operazione abbastanza delicata, effettuiamo il rigaggio della mosca,
È molto importante nei primi giri di tenere il filo marrone molto tirato e di aiutarsi con la mano sinistra per fare in modo che non scivoli. Arrivati a questo punto, con la polifloss fermiamo il filo marrone, effettuiamo un nodo di chiusura e tagliamo la parte in eccesso. È molto importante a questo punto, per rinforzare il tutto, cospargere il corpo della mosca con della colla liquida. Ora però, prima di proseguire, dovremo attendere che la colla si asciughi. Quando la colla è asciutta, torniamo indietro con qualche giro con il filo marrone. A questo punto scegliamo un Eccles di gallo ricca di fibre e che siano di poco più lunghe dell'apertura dell'amo. La puliamo delle barbe alla base. Poi la fermiamo sull'amo dove eravamo arrivati con il filo di montaggio. La fissiamo bene, tagliamo l'eccedenza e con la pinzetta gira Eccles iniziamo ad avvolgerla. Ne usiamo una soltanto di Eccles, ma cerchiamo di sfruttarla tutta. La fermiamo. Tagliamo l'eccesso. Poi, per concludere la mosca, scegliamo una penna di pernice, la ripuliamo alla base, l'apriamo, l'appoggiamo sull'amo la fermiamo e tagliamo la parte in eccesso. Poi con la pinzetta gira Eccles iniziamo a girarla cercando di sfruttare tutte le fibre che abbiamo a disposizione. Tagliamo l'eccesso. Tiriamo indietro le fibre e costituiamo la testina dell'artificiale. Poi, con l'annodatore, effettuiamo il nodo di chiusura. Uno, un secondo, cercando di mandare indietro il più possibile la pernice. Tagliamo il filo. E la mosca è finita.
Osservando l'assetto in acqua di questa mosca, si capisce perfettamente il perché del suo successo. Piero Letizia, che ne è l'ideatore, la utilizza in tutte le acque da molti anni e sempre su ami del 12 o del 10. Una delle pietre miliari nell'imitazione delle pupe di tricotteri è certamente rappresentata dalla Deep Sparkle Pupa di Gary LaFontaine, straordinaria imitazione anche nella sua versione emergente. Utilizzando lo stesso principio ispiratore, Antonio Rinaldin ci mostra una superba variante. Iniziamo a posizionarci con la seta di montaggio. Dopodiché prendiamo dell'antro infilato, ne sezioniamo un pezzo, lo dividiamo in due parti, andiamo a montarne una prima parte sopra l'amo. Dopo aver ben steso il tutto, andiamo a montarne una seconda parte sotto. Ci portiamo a ridosso della curvatura dell'amo. Tagliamo l'eccedenza. E utilizziamo questo materiale che è il Cadis Emerger, in questo colore abbastanza chiaro, per creare l'addome dell'imitazione. Montiamo chiaramente il Cadis Emerger in dubbing. Procediamo a formare appunto l'addome. Arricchiamo ancora un pelino il tutto. E ci portiamo in prossimità di quella che sarà poi la zona in cui andremo a creare il torace. A questo punto dobbiamo montare, ribaltando in avanti, l'antron. Prendiamo la prima sezione montata e la ribaltiamo di sopra, lasciando questa abbondanza che formi appunto questa sacca di rigonfiamento. Ci fissiamo con un paio di giri. Poi prendiamo la parte sotto e facciamo la stessa cosa chiaramente al di sotto dell'amo. Facciamo un paio di giri
e sempre con l'aiuto dello spillone cerchiamo di formare proprio questa specie di rigonfiamento. Eccolo qua. Fissiamo il tutto in modo un po' più saldo e recidiamo l'eccedenza di Antron. A questo punto prendiamo del pelo di cervo, un piccolo ciuffo di peli, usando il pareggiatore di pelo, regolarizziamo il ciuffetto di peli rendendoli con le punte tutte allineate e lo posizioniamo qui così al di sopra, facendo attenzione di non superare la lunghezza totale dell'amo. Facciamo un paio di giri prima senza tensionare troppo, dopodiché saldiamo bene il tutto con più giri. Recidiamo via tutte le eccedenze possibili. A questo punto monteremo una piuma di canard. La monteremo fissandola dalla punta, di modo che le fibre più lunghe della parte bassa resteranno all'esterno ed avvolgeranno meglio il tutto. Ok, con l'aiuto del gira Eccles faremo alcuni giri. Ecco, cerchiamo magari di mantenere pettinato all'indietro il tutto. E senza esagerare, chiudiamo qui così. Ora, con della pernice, andiamo a formare anche qui due ciuffetti laterali che simuleranno le zampette. Ne montiamo prima uno sul lato destro, poi andremo a montarne uno sul lato sinistro, anche qui cercando di mantenere la stessa lunghezza. Ancora una volta andiamo a recidere quello che sono le eccedenze. A questo punto utilizzeremo degli occhietti sintetici della Unqua, chiaramente galleggianti, non appesantiti, e li monteremo qui nella zona della testina, che ultimeremo poi con un altro dubbing. Facciamo un po' di giri incrociati per assicurare bene il fissaggio degli occhietti. Concludiamo il tutto formando una testina con un dubbing sempre di Cadiz Emerger, però questa volta di un colore decisamente più scuro. Ecco, anche qui dovremo usare l'accorgimento di passare poi
più volte con un senso incrociato tra gli occhietti per coprire bene il tutto. Ed ecco realizzata anche la testa. Formiamo il nodino di chiusura . Tagliamo la seta di montaggio, strappiamo utilizzando le dita le fibre di canarda rimaste troppo lunghe, e con l'ausilio di questo apposito spillone andiamo a spettinare un pochino il dubbing della testa. Ecco fatto. Diamo una vigorosa pettinata all'indietro. E l'artificiale è concluso. Generalmente vengono preferite dai pescatori mosche che rappresentano lo stadio adulto dell'insetto. Ma spesso una di queste imitazioni, che scende intrappolata nella pellicola superficiale, può risultare addirittura risolutiva in assenza di bollate. Questa mosca, la Pette, letteralmente la brutta, il grande pescatore francese Henri Bresson, utilizzeremo delle penne tratte dal petto di un germano femmina e delle fibre tratte da una penna di sostituto di Condor che nel dressing originale era tinta di giallo. E iniziamo quindi prelevando da una penna di sostituto di Condor, probabilmente è una penna di oca, alcune fibre. Le posizioniamo sull'amo, le fissiamo per bene, tagliamo l'eccesso, poi andiamo con il filo di montaggio dove vogliamo che termini il corpo. Quindi iniziamo ad avvolgerle. Mentre le avvolgiamo, contemporaneamente le ritorciamo. Ancora un paio di giri, le fermiamo e tagliamo la parte in eccesso.
Il dressing originale prevede di montare una sola penna di germano femmina. Noi invece, per comodità e per rendere ancora più galleggiante la nostra imitazione, ne monteremo due. Questa mosca vuole imitare un tricottero in schiusa. Le apriamo perfettamente le penne. Apriamo perfettamente le penne. Prima l'una, poi l'altra. Poi le accoppiamo con le parti convesse opposte, tenendole per la punta. Le posizioniamo sul gambo dell'amo e le fermiamo saldamente. Tagliamo la parte in eccesso. Poi, servendosi della pinzetta gira Eccles, afferriamo entrambi i calami. A questo punto iniziamo a ritorcere appena appena le penne e ad avvolgerle sul gambo dell'amo. Ad ogni giro, aiutandoci con la mano sinistra, tireremo indietro tutte le fibre. Li fermiamo. È importante che i due calami arrivino a essere fissati molto a ridosso dell'occhiello, dove con il filo di montaggio creeremo una piccola testina. Non ci resta che terminare la testina e chiudere la mosca con un nodo. La particolarità di questa mosca è il fatto che galleggiando sull'acqua rimane molto eterea e molto sollevata, dando l'impressione di un tricottero che sta pattinando sulla superficie, magari durante l'ovodeposizione. Ma con dei piccoli strappetti alla coda di topo, questa mosca affonderà, assumendo la posizione della pupa che sta per emergere. Carica di grasso com'è e bene disidratata con i sali appositi, automaticamente e quasi magicamente rispunterà alla superficie, come un piccolo turacciolo. Ed è questo il momento che diventa più catturante. Costruiremo adesso l'Emergence Sparkle Pupa. In questa versione è un'invenzione di Craig Matthews, un famoso pescatore del Montana. Con del filo del 12 o del 10-0 e l'amo del 102Y, useremo del Crinkle Z-Lon per formare la parte dell'esuvia, in questo caso di colore orange o ambra,
posizionato così sul filo. A questo punto potremo fare l'addome con del Aretron o Areline a seconda delle esigenze. Io do preferenza anche all'Areline semplice, di facile utilizzo e di posizionamento sull'amo. Primo giro per bloccarlo. L'eccesso lo leviamo. A questo punto, sempre con dello Zilong o il crinkle, ma io in questo caso preferisco lo strike, cioè le fibre più lunghe e meno piegate, meno attorcigliate, hanno comunque una gran idrorepellenza all'acqua, però fanno sì che il posizionamento delle ali sia un po' più preciso e anche la silhouette migliore. Ne controlleremo la lunghezza, daremo 2 o 3 mm dopo la curvatura dell'amo, faremo un primo giro delicato, un secondo, dopodiché con il filo di montaggio, prima ancora di fissarlo, cercheremo di posizionarlo cercando di aprirne leggermente la parte in cui il filo la stringe, in modo da dare una maggior ampiezza all'ala. A questo punto, con 3 o 4 giri più tirati, si fisserà l'ala e ancora con le mani si potrà posizionare. Taglieremo l'estremità. Finiamo di fissare totalmente lo Zilong all'amo. Con il filo di montaggio ancora sistemerò leggermente l'ala. In questo caso, o con l'aretron o ancora semplicemente con lo stesso del corpo, finiremo la testa. Il materiale in questo caso non andrà arrotolato troppo stretto, perché darò la preferenza a una certa voluminosità che è tipica di questa emergente. Andrò anche un po' sopra allo Zilong, leverò l'eccedenza, finirò col nodo di chiusura. Pulirò un attimo le fibre più lunghe, che avrò lasciato appositamente meno strette della parte del corpo. Taglierò l'esuvia lasciandola almeno per la lunghezza del corpo e con lo spillo rimodellerò ancora una volta l'ala affinché la curvatura e il loop che avrò formato con lo Zilong siano un po' aperti sia in larghezza che in altezza, in modo da migliorarne sia la silhouette che il galleggiamento. Questo artificiale è eccezionale nella sua galleggiabilità e nel suo effetto che dà la silhouette.
si posizionerà sull'acqua completamente piatto e con il corpo e l'esuvia completamente sulla pellicola dell'acqua e avrà un grandissimo effetto catturante. L'artificiale è semplicissimo e di una resistenza incredibile. Uno dei materiali che meglio si presta ad imitare l'exuvia di un insetto sono le fibre tratte da una penna di marabù, che qui vediamo utilizzata in un'efficacissima imitazione di Bob Quigley. Iniziamo prendendo un pezzettino di Zylon che servirà ad imitare l'exuvia della mosca. Lo posizioniamo sul lamo e lo fermiamo con stretti giri di filo. Tagliamo la parte in eccesso. Poi costituiamo il corpo della mosca con un dubbing di color oliva. Altro dubbing. Noi lo stiamo facendo in colore oliva, ma può essere fatta in varie colorazioni. Una volta effettuato il dubbing, tagliamo la coda della mosca, preleviamo per le ali della Caddis alcune fibre di pelo di cervo molto chiaro, lo posizioniamo nel pareggiapelo. Ne ripuliamo la base di tutte le impurità ed andiamo a montarle sul lamo. Dovremo montarle nel punto dove eravamo rimasti col filo di montaggio in modo tale che non superino con la loro lunghezza la lunghezza del gambo del lamo. Un paio di stretti giri. Poi, vicino all'occhiello del lamo, con il filo di montaggio, e chiudiamo il tutto con il nodo di chiusura. Tagliamo il filo, poi tagliamo a 45 gradi tutto l'eccesso del pelo di cervo alcune inevitabili aggiustatine qualche ritocco tagliamo i peli in eccesso e la mosca è terminata. Questo genere di imitazione risulta praticamente intrappolata nella pellicola superficiale, nella condizione quindi più favorevole per i pesci per afferrarla. La coda, ad imitazione dell'exuvia dell'insetto, mostra ancora più chiaramente che si tratta di un animale in difficoltà o in un momento in cui non c'è pericolo che sfugga.
Elkair Caddis, forse una delle più famose imitazioni di tricottero dry fly. In questo caso io ne ho apportato due modifiche, grazie anche all'apporto di un grande pescatore dal British Columbia, Roger Turner. Inizierò con un amo del TMC 100 a fissare il mio filo di montaggio da 3 o 4 mm dall'occhiello andando verso la curvatura dell'amo. In questo caso è importante lasciare uno spezzone abbastanza lungo di filo di montaggio e fissarlo al nostro normale anello sul morsetto. Prenderò del dubbing super fine o dell'antron, quindi di buona idrorepellenza, lo fisserò sul filo. Un giro per fissarne una punta e continuerò a torcerlo. A questo punto non esagererò nella mia forza perché vorrò che il corpo abbia una certa voluminosità e spessore come quello di una normale caddis. In questo caso sto usando un color ambra e do prevalenza infatti in genere in questa costruzione all'ambra o al verde green caddis. Utilizzerò adesso la spalla di un gallo brown, sceglierò quindi la piuma della lunghezza utile all'artificiale che sto costruendo, in questo caso un amo del 16, ne staccherò l'estremità ne controllerò ancora la lunghezza. Pulirò l'estremità e ne fisserò la punta del calamo in prossimità dell'occhiello, con 3-4 giri e anche di più perché questo dovrà fare un'ottima presa visto che si tratterà del corpo. A questo punto, con le mani, inizierò, dopo un giro totale, a spire larghe a venire verso la curvatura dell'amo. Basteranno 4 o 5 giri. Arriverò all'estremità, alla fine del corpo, e il filo di montaggio che all'inizio avevo lasciato bloccato sulla molla, tramite l'ausilio di una pinza e tramite il primo giro proprio sulla parte della spalla del gallo, così bloccherò, servirà per fare il rigaggio e per bloccare tutto il palmerato del gallo che avrò appena sistemato. Cercherò di fare uno zig zag con la pinza in modo da cercare di non trattenere troppe barbule e quindi di rischiare di rovinarne il corpo. E verrò di nuovo verso l'occhiello, fermandomi ai soliti 3-4 mm. 2-3 giri, taglio l'estremità, pulisco eventualmente da eventuali barbule messe male e a questo punto posso tagliare lasciando però almeno 3 o 4 mm di coda che daranno, oltre a un fatto estetico, una maggior sicurezza nel caso che durante la pesca i denti delle trote o comunque l'utilizzo possa fare sì che la penna si svolga da sola e quindi rovinando l'artificiale. Con del pelo di cervo avrò la possibilità di formare le ali. Darò prevalenza a una scelta del cervo in prossimità della gamba oppure nella parte facciale, dove le fibre e dove lo spessore e la lunghezza, quindi, del pelo è più piccola e meno cava. Col pareggiapelo
afferrerò l'estremità, darò un'estrema, ancora un'altra pulita, lo posizionerò sull'artificiale, vedendo soprattutto in questo momento quello che è importante è che le punte siano della stessa lunghezza dell'artificiale. Questo sarà poi quello che ne definirà la lunghezza delle ali. Cambierò mano e con un giro morbido ed un secondo, trattenendolo con la mano sinistra, andrò a tirare il mio filo di montaggio e quindi a far aprire il cervo solo dal lato delle punte tagliate. 3 o 4 giri e le mie ali sono bloccate in questo momento, rimanendo quanto basta indietro, dando quindi una buona silhouette all'artificiale. Una normale Elkhair Caddis a questo punto potrebbe finire con alcuni giri di montaggio, chiudendo la testina davanti all'occhiello e tagliando le punte rimanenti. Il mio amico Roger Turner invece mi ha insegnato e mi ha dato un trucco molto interessante, che è quello di poter a questo punto sovrapporre il filo di montaggio a 3 o 4 ciuffi di cervo, in questa maniera. 1 e tirare, 2 e tirare, 3, 4, ne servirà un quinto in questo caso, per arrivare fino all'occhiello. A questo punto, con il solito annodatore, finirò la testina con 4-5 giri di montaggio e una goccia di colla. Questa variazione è molto importante. In fase di pesca l'artificiale si comporterà infatti in maniera diversa dalla normale Elkhair Caddis, ma ancora più importante è il taglio della rimanenza. Bisognerà portare quindi indietro il materiale in modo da raggrupparlo tutto in una stessa posizione, avvicinarsi con la forbice a 45 gradi e cercare quindi per la lunghezza delle punte di tagliarne soltanto le parti eccedenti, quindi sfiorando quelle che saranno invece le nostre ali. Se rimarranno dei punti in più, basterà rifinirli girando l'artificiale. E il nostro artificiale è finito. Quello che dicevo è l'importanza di una testa diversa dalla classica Elkhair Caddis. Questa darà la possibilità sia in acque veloci di un'ottima galleggiabilità, perché il cervo tratterrà maggior aria in questo caso rispetto alla classica Elkhair Caddis, e in acque piatte darà la possibilità di fare un effetto d'alber, cioè di quello di trattenere l'aria, nel caso di utilizzare l'effetto di pattinamento dell'artificiale, di andare addirittura sotto la superficie e ritornare a galla, rendendo l'artificiale ancora più eccitante. La Elkhair Caddis, mosca che rappresenta lo stadio adulto dei tricotteri, oltre ad essere una straordinaria imitazione in presenza di caddis sull'acqua, si presta benissimo all'uso in caccia, soprattutto in acque mosse. Non dimenticate però che nelle misure piccole o piccolissime è una mosca efficacissima anche in presenza di schiuse di altre famiglie di insetti.
Nel 1960 John Goddard, per ovviare alla scarsa galleggiabilità delle imitazioni fino allora conosciute, inventò questa Caddis. Questa Caddis è quasi interamente costruita in pelo di cervo. Ne tagliamo un ciuffo, lo ripuliamo delle punte, poi lo appoggiamo sul lamo. Lo appoggiamo circa a metà, effettuiamo un primo giro con il filo, poi con il secondo stringiamo e lasciamo che il cervo ruoti sul gambo. Ancora un giro, tiriamo indietro le fibre, poi con l'apposito attrezzo lo comprimiamo aiutandoci con le unghie delle dita della mano sinistra. Un altro ciuffo. Giro, secondo giro, e riportiamo avanti il filo. Arrivati a questo punto, andiamo un pochino avanti con il filo di montaggio ed effettuiamo il nodo di chiusura. Togliamo la nostra imitazione ed iniziamo a sagomarla. Cominceremo da principio a sgrossare cercando di dare conicità al nostro artificiale. Converrà a questo punto, per lasciare che il lamo sporga bene, tagliare molto raso nella parte inferiore. Arrivati a questo punto, sagomiamo le fibre rimaste ad imitazione delle ali di una seggiola.
A questo punto riprendiamo la costruzione da dove l'avevamo lasciata. Rimettiamo il filo. Tagliamo l'eccedenza e adesso andiamo a scegliere due Eccles di gallo che dovranno essere abbastanza grandi e le barbe delle quali dovranno superare di poco l'ampiezza del gambo dell'amo. Le strappiamo e ne ripuliamo accuratamente il calamo. Prima l'una, poi l'altra. Tagliamo le due parti in eccesso dei calami e le montiamo sull'amo. Le disporremo sull'amo fissandole per il calamo in questo modo, mettendo una contro l'altra le parti convesse. Una volta posizionate al centro, le fermiamo e cominciamo a girarle con la pinzetta gira Eccles. Dapprima quella distante da noi, in modo da creare un collarino abbastanza compatto. La fermiamo. Tagliamo la parte in eccesso. Poi ripetiamo la medesima operazione con l'altra penna, facendo in modo che giro dopo giro si vada a disporre negli spazi lasciati vuoti dalla prima. Per farlo ci aiutiamo con questo movimento ondulante. La fermiamo e tagliamo la parte in eccesso. Inizieremo chiudendo la mosca dapprima con l'annodatore conico. Effettuiamo un nodo e un altro. Poi terminiamo con l'annodatore. Tagliamo il filo, poi andiamo a dimensionare le antenne della mosca che dovranno essere lunghe quanto il corpo della mosca stessa. Nel dressing originale Goddard metteva anche della lana floss verde nella parte inferiore della mosca a dividere le Eccles. In realtà questo passo ormai è veramente in disuso. È un'ottima mosca che garantisce una grande galleggiabilità e nelle misure medio-piccole imita perfettamente le piccole seggi ed è molto catturante.
iniziamo posizionando la seta di montaggio, che sarà di un colore oliva. Ci portiamo in prossimità della curvatura dell'amo e iniziamo formando una parte dell'addome con del dubbing di Caddis Emerger. Allora, una prima parte non molto ricca e ci fermiamo subito in questa zona iniziando a montare il primo dei ciuffi di pelo d'alce. Ripuliamo subito delle prime impurità di base il ciuffo di peli, dopodiché con l'ausilio del pareggiatore allineiamo il tutto. Ci posizioniamo in questa zona e con una serie di giri di seta ben tensionati fissiamo questo primo ciuffo. Alziamo e recidiamo l'eccedenza e proseguiamo formando ancora una parte di addome sempre con un dubbing dello stesso materiale usato precedentemente. Cercando di sormontare i giri precedenti di seta, formiamo ancora per qualche millimetro l'addome. Ripetiamo le stesse operazioni di prima. Il secondo ciuffo di alce, ancora con del dubbing di Caddis Emerger, sempre nello stesso colore naturalmente, e andiamo ora a montare il terzo ciuffo di alce. Anche qui via le eccedenze. Ora prendiamo una piuma di chiude canard . Andiamo a fissarla dalla punta in questa zona. E la avvolgiamo con l'ausilio del gira Eccles. La avvolgiamo sempre a ridosso dei ciuffi di alce. Cercando di pettinarla, come vedete, all'indietro per tenerla chiusa sull'artificiale. A questo punto prendiamo una sella di gallo Hoffmann e con una fibra ci fissiamo sempre in questo punto. Andiamo a togliere l'eccedenza del calamo e creiamo un toracino con un dubbing di Ligas color pavone.
ne aggiungiamo dell'altro. E ci riportiamo in prossimità dell'occhiello dell'amo. Ecco fatto. A questo punto avvolgiamo l'ecol precedentemente montata non più di 3 o 4 volte, a spire abbastanza separate tra di loro. Fermiamo il tutto. Ne togliamo l'eccedenza e con l'aiuto di uno spillone pigliamo alcune fibre del ciuffo dietro e le ribaltiamo in avanti in questo modo. Tolta l'eccedenza del tutto, formiamo la testina e chiudiamo con il solito nodo. Ripuliamo da quelle impurità rimaste il tutto. Diamo una leggera pettinata alle fibre dell'ecol. E l'artificiale è ultimato. Su un amo già preparato con un dubbing ambra, applichiamo un ciuffo di pelo di cervo che simulerà le ali del nostro insetto. Tiriamo indietro le fibre in eccesso che andremo a tagliare quanto più raso possibile. Effettuata questa operazione, con il filo di montaggio a spire un pochino più larghe e poi più strette, comprimiamo bene il tutto.
Questo è foam di colore giallo. Ne dimensioniamo un pezzettino. E lo fissiamo dove eravamo rimasti con il filo di montaggio, stringendolo con il filo fino nei pressi dell'occhiello. A questo punto applichiamo ancora un pochino di dabbing che servirà a coprire i molti giri di filo che abbiamo fatto per fermare il foam, partendo dalla testa della mosca fino al punto di attaccatura delle ali. Tiriamo indietro il foam. Lo fissiamo. Ed effettuiamo il nodo di chiusura. Tagliamo il filo. E tagliamo anche il foam raso al nodo di chiusura. Alcune ultime inevitabili aggiustatine, un minimo di pulizia e la mosca è terminata. La Balloon Caddis di Roman Moser. Costruiamo una sedia in cul de canard. Abbiamo già montato un amo del 921 della Tiemco. Adesso fissiamo il filo di montaggio e ci fermiamo in prossimità della curvatura dell'amo. Qui arrivati facciamo una pallina con il filo, sostando 2-3 giri, prendiamo un ecos di gallo della parte della misura più grande per costruire le code. Prendiamo alcune sezioni, le appoggiamo sull'amo, le fissiamo. A questo punto con il pollice le facciamo divaricare leggermente. Adesso prendiamo un filo di New Dark Sparkle, color khaki. Fissiamo il New Dark. Lo avvolgiamo a spire non troppo strette. Ci fermiamo in prossimità dell'occhiello, lasciamo liberi 3-4 mm.
lo tagliamo. Adesso prendiamo del Kutenkanat Hyper Select e ne prendiamo due piume. Le montiamo sovrapposte, cioè guardando il fatto che la curvatura delle piume vadano una contrapposta all'altra, in questa maniera. Le pettiniamo, le appoggiamo sull'amo, rivolte in avanti, le blocchiamo. E blocchiamo vicino all'occhiello dell'amo. A questo punto tagliamo l'eccedenza del Kutenkanat. Pieghiamo all'indietro il CDC. E andiamo a bloccare vicino al corpo. A questo punto prendiamo un Ecos di Gallo. Lo puliamo. Lo fissiamo alla fine del corpo con alcuni giri. Tagliamo l'eccedenza e poi torniamo in prossimità del corpo. A questo punto giriamo la nostra Ecos, tornando indietro. Passiamo il filo di montaggio attraverso le barbule per rendere la mosca così indistruttibile. A questo punto strappiamo la nostra Ecos in eccesso, torniamo in avanti, sempre zigzagando fra le barbule e facciamo il nodo di chiusura. A questo punto possiamo tagliare il filo e il nostro artificiale è concluso. Le caddis sull'acqua, sia in fase di schiusa o quando si posano per l'ovodeposizione, sbattono continuamente le ali e il Kutenkanat si presta ultimamente ad imitare questo frenetico movimento. Inoltre, dotato com'è di grande galleggiabilità, risulta uno dei materiali ideali per imitare le ali dei tricotteri. Inizio montando il filo. Adesso prendo due piume di Kutenkanat di un grigio intermedio, le appaio cercando di pareggiare perfettamente le due punte, tiro le fibre con le dita, dopodiché posiziono il tutto sul gambo dell'amo e lo fisso. Una volta fissate le due piume, prendo un Super Saddle Hoffman di colore Cree, strappo una piuma, pulisco un attimo la parte finale,
dopodiché la fisso sul lamo. Taglio l'eccedenza del canamo. Adesso prendo questo dubbing sintetico che è di Semerger, olive yellow è il colore, e inizio a montarlo sul filo a dubbing. Inizio il montaggio del corpo. Terminato il corpo in dubbing, prendo la lunga piuma di gallo e inizio ad avvolgerla tipo Palmer. Le ecos non devono essere né troppo serrate né troppo aperte. Fisso la piuma. Taglio. Adesso prendo le due piume di Cool de Canard che avevo precedentemente fissato e le riporto in avanti cercando di creare una specie di loop. Aiuto il tutto con le dita, cerco di pettinare la mosca e spingere un po' indietro le fibre, poi inizio a fissarla. Anche in questo caso taglio le eccedenze. Fatto questo, prendo due piume di gallina. Le pelo completamente per tutto il calamo, facendo attenzione che la parte terminale è piuttosto fragile. Uno. Fatto questo, le prendo, le appaio e con attenzione le fisso sul lamo in prossimità dell'occhiello. Nello stringere la seta di montaggio bisogna fare attenzione finché si distribuiscano correttamente queste due fibre. Taglio le eccedenze, poi starà al singolo costruttore decidere la lunghezza delle antenne. Fatto questo, prendo del Cool de Canard dubbing, ovvero del Cool de Canard spiumato senza calamo, ne prendo un po' e inizio a montarlo anch'esso ad dubbing. Una volta montato inizio a girarlo, creando così la testa dell'artificiale.
Una volta fatta la testa, eseguo il nodo di chiusura. L'artificiale è terminato. Si tratta di una mosca veramente straordinaria, di grande efficacia e galleggiabilità, e costruita nelle misure piccole e piccolissime, si è rivelata molto catturante per le trote e a dir poco micidiale se usata per la pesca del temolo. Anche se conferiscono un aspetto più statico all'artificiale, le penne degli uccelli sono tra i materiali migliori per riprodurre fedelmente le ali dei tricotteri. Adesso prendo una piuma di Cool de Canard, grigio medio, naturale, non tinto. Con le dita allargo le fibre e poi la fisso dalla parte della punta. Una volta fissata, Inizio a girarla col giraecos. Sempre con l'aiuto delle dita cerco di distribuire all'indietro le fibre. Fisso la piuma, taglio la parte eccedente di calamo, arrivato a questo punto prendo due piume di fagiano maschio precedentemente incollate. Si posiziona una sopra l'altra, faccio un paio di giri con la setta di montaggio, poi con le dita cerco di aprirle. Una volta posizionate correttamente, inizio a fissarle. Fissate le due piume di fagiano, prendo un'altra piuma di Cool de Canard dello stesso colore della precedente, ovvero grigio medio, cercando di scegliere una piuma piuttosto ricca e lunga. Anche questa la fisso dalla parte della punta. Adesso prendo sempre del Cool de Canard, però senza calamo, ovvero del pelo vero e proprio,
e lo monto ad abbi formando la testa dell'artificiale. Testa dell'artificiale che deve risultare piuttosto vistosa. Inizio a girare. Poi col gira Eccles inizio a girare la piuma di Cool de Canard proprio sopra la testa appena fatta. Sempre con l'aiuto delle dita cerco di distribuire correttamente le fibre. Arrivato alla fine la fisso. Per aiutare le fibre della piuma appena montata a stare ulteriormente rivolte all'indietro, prendo ancora un po' di Cool de Canard dubbing e faccio una piccola testina ulteriore. Adesso realizzo il nodo di chiusura. Taglio il filo. Pareggio le due antennine. Apro le antenne. L'artificiale è finito, rimane un'ultima operazione, forse la più delicata, il sagomare le due ali di penna di fagiano. Allora occorre staccare l'artificiale dopodiché con le forbici, senza tagliare le fibre di Cool de Canard, si iniziano a sagomarle. Poi sempre con le dita si riaprono, artificiale concluso. Le ali in penna intera ne fanno una mosca molto imitativa e l'uso del Cool de Canard ne favorisce il perfetto assetto sulla superficie dell'acqua. Il metodo più antico per imitare le ali dei tricotteri è quello di utilizzare due sezioni tratte dalle penne degli uccelli. È consigliabile però rinforzare con della colla questo materiale straordinariamente imitativo, ma che può risultare un po' fragile. Iniziamo prelevando una lunga penna da una spalla di gallo.
Con la parte della punta effettueremo il rigaggio della mosca che servirà ad imitare le zampette dell'insetto. La fissiamo subito vicino alla curvatura del lamo. E poi iniziamo ad avvolgerla. Dal momento che non abbiamo costruito il corpicino della mosca in dubbing, la avvolgiamo con spire molto serrate. La fermiamo. E tagliamo la parte in eccesso. Poi con le forbici rasiamo le fibre che si trovano nella parte superiore. Costruiremo come una specie di sostegno per le nostre ali con alcune fibre tratte da una penna di germano. Le fissiamo sul lamo. La lunghezza dovrà essere di poco superiore alla lunghezza del gambo del lamo. Le ali della mosca sono costituite dalle sezioni preventivamente incollate di due penne di fagiana. Tagliamo la prima. La tagliamo perché assomigli a un'ala di un tricottero. La fisseremo sul lamo nella parte distante da noi. Un paio di giri non troppo stretti. Poi ripeteremo la medesima operazione con un'altra sezione di fibre. E la posizioneremo da quest'altra parte. Prima un paio di giri non troppo stretti. Ci assicuriamo che siano della stessa lunghezza. Poi, con alcuni giri serrati, fermiamo il tutto e tagliamo le parti in eccesso. A questo punto utilizziamo l'altra parte della penna per il collerino della mosca. La fissiamo laddove eravamo rimasti fermi con il filo di montaggio e tagliamo le eccedenze. Prima di avvolgerla però effettuiamo un piccolo dubbing in chiude canari.
Poi iniziamo ad avvolgere l'ecos di gallo, a spire non troppo serrate. La fermiamo. Tagliamo l'eccesso e con l'annodatore effettuiamo il nodo di chiusura. Il taglio del filo, qualche inevitabile ultimo ritocco. E la mosca potrà dirsi terminata. Dopo aver costruito il corpo con del dubbing color ambra, costruiamo le ali della mosca con le barbe tratte da una penna di gallina marrone. Ripuliamo la penna, poi preleviamo un nutrito gruppo di fibre. Le posizioniamo sull'amo laddove eravamo finiti con il filo di montaggio. Le fissiamo saldamente, tagliamo l'eccedenza poi proseguiamo la costruzione con un ciuffetto di antron di color bianco. Lo posizioniamo sopra le nostre ali. Lo fissiamo. Tagliamo l'eccedenza. E lo dimensioniamo di circa la stessa lunghezza delle ali. Il collarino della mosca è formato da una ecols di gallo rosso. La stacchiamo, la ripuliamo delle barbe alla base, e la fermiamo laddove eravamo rimasti con il filo di montaggio. Tagliamo la parte in eccesso e con la pinzetta gira ecols cominciamo ad avvolgerlo. Non dovremo effettuare altro che un paio di giri, lasciando abbastanza scoperta la testa. La fermiamo. Tagliamo l'eccesso poi effettuiamo il nodo di chiusura, tagliamo il filo e con le dita spingiamo indietro
tutte le fibre. Ancora qualche ulteriore aggiustatina e la mosca è terminata. Questa mosca imita la femmina del tricottero adulto che si immerge per deporre le uova sul fondo, ma risulterà molto catturante, sia sommersa o semplicemente intrappolata nella pellicola superficiale. Se la cattura è lo scopo finale, l'emozione della pesca con la mosca va ricercata in molti momenti. Conoscere l'ambiente, capire i meccanismi che lo regolano, entrare in sintonia con esso. Questo è il vero segreto, sapendo che il modo migliore che abbiamo per vivere questi istanti consiste soprattutto nel non abusare della natura, nel rispettarne gli equilibri e le leggi. Essendo certi di poter continuare ad assistere a spettacoli come questo, per fare in modo che tutto ciò non finisca, per poter dire ancora che l'avventura continua.